Cos'è la negoziazione e come funziona? Andrei direttamente a chiederlo a Chris Voss. Chris lavorava per l'FBI e faceva il negoziatore di ostaggi. In poche parole, quando rapinavano una banca e prendevano degli ostaggi, lui era quell'omino lì fuori dalla banca al telefono a parlare con i rapinatori. Il che, detto tra noi, è un po' un lavoraccio. Bene, quando ha smesso di lavorare per l'FBI, Chris Voss ha scritto un bellissimo libro che si chiama Never Split the Difference, dove insegna proprio che cos'è la negoziazione e come funziona. In questo video, oltre a vedere insieme a te che cos'è la negoziazione veramente e come funziona, vorrei darti tre tecniche che ho imparato da lui e che sono fighissime. Quando pensiamo alla negoziazione, immaginiamo di avere due persone che vogliono due cose diverse e che stanno lì a tirare una da una parte e una dall'altra per ottenere quello che vogliono. E quindi un bravo negoziatore dovrebbe essere quello che riesce a ottenere quello che vuole lui a scapito di quello che vuole l'altro. Ma come intuisci dal mio tono, questa visione della negoziazione è assolutamente parziale. Il punto centrale sul quale Chris Voss, con la sua esperienza di negoziatore, ci fa veramente aprire gli occhi è che negoziare non vuol dire avere la meglio sull'altro, ma riuscire a conciliare due diverse visioni, due diverse esigenze, in modo che un'unica soluzione sia contemporaneamente la risposta alle esigenze, ai desideri, agli interessi di entrambe le parti. Ma per fare questo ci serve capire molto bene quali sono le reali esigenze dell'altra parte, quali sono i suoi desideri, quali sono i suoi migliori interessi, e per farlo dobbiamo fare una cosa che raramente facciamo sul serio, e cioè ascoltare. Infatti più informazioni riusciremo a carpire dall'ascolto di quello che l'altra persona ci sta dicendo, più riusciremo non solo a capire qual è la sua visione del mondo, quali sono le sue esigenze, i suoi bisogni, i suoi interessi, cosa ha valore per lei, ma riusciremo anche a confrontarlo con quello che ha valore per noi e a capire come trovare una strada d'accordo comune, una strada d'accordo che darà addirittura all'altra persona l'idea di aver vinto esattamente come abbiamo vinto noi. Voi Gaudiano, ma come si fa ad ascoltare? La prima tecnica per ascoltare bene quello che ci sta dicendo il nostro interlocutore, senza focalizzarci solo su quello che noi vogliamo dire a lui, è ripetere le sue ultime 3, 4, 5 parole. E quindi a noi piacerebbe fare dei video su YouTube. Ah, fare dei video su YouTube? Il tono interrogativo che metteremo alla fine della nostra frase incoraggerà il nostro interlocutore a dirci di più. E più il nostro interlocutore ci dirà, tirando fuori attraverso le sue parole quello che ha nella testa, più si creerà quella sensazione di sintonia, più l'altra persona si sentirà ascoltata e non solo ci passerà preziose informazioni per formulargli poi la nostra soluzione, ma entrerà anche in una sorta di stato di empatia, si sentirà ascoltato e quindi ben disposto. La seconda tecnica che Chris Voss ci insegna è quella di interpretare, espandendo il discorso che fa il nostro interlocutore, passando così dalle parole alle emozioni, dai fatti ai valori. Sono sicuro che la soluzione che stai per proporci costa un sacco. Beh, sembra che per voi sia importante ottenere il massimo del risultato con il minimo dell'investimento. In questo modo il nostro interlocutore non solo avrà la certezza che l'abbiamo ascoltato, ma saprà anche che abbiamo capito quali sono i principi che guidano le sue decisioni e quindi saprà che stiamo per offrirgli una soluzione affine, in sintonia con gli obiettivi che vuole raggiungere. La terza tecnica di negoziazione che Chris Voss insegna è forse anche quella più sfidante, perché tutti noi sappiamo che quando parliamo con qualcuno ci sono degli argomenti, delle parole che non vogliamo pronunciare, magari delle cose che il nostro interlocutore pensiamo stia pensando, ma che in qualche modo nascondiamo sotto il tappeto e che non vorremmo venissero fuori nella conversazione. Bene, il consiglio di Chris Voss è proprio quello di tirar fuori gli argomenti scomodi usandoli come l'apertura del nostro discorso per causare un movimento emotivo contrario da parte del nostro interlocutore, che si troverà non solo a non accusarci di quello che stiamo tirando in ballo, ma a difenderci, a mettersi lui dalla parte nostra. Forse penserai che mi voglio approfittare di te, che il mio unico interesse è ottenere più iscritti e far crescere questo canale, ma
Posso chiederti di cliccare sul pulsante iscriviti? Queste tre tecniche che Chris Voss insegna non sono sicuramente una formula magica che è capace di farci uscire vincitori da ogni negoziazione, ma sono secondo me importanti perché affermano due principi fondamentali. Uno è che non per forza dobbiamo essere contrapposti, anzi, che forse il miglior modo di vincere è vincere insieme. E due, che è molto molto importante, molto più importante che parlare, saper ascoltare, perché ascoltare non solo crea una connessione tra esseri umani, ma ci permette di trovare le soluzioni migliori per entrambi. Se hai provato a mettere in pratica queste tre tecniche di negoziazione o ne hai scoperte e testate delle altre, scrivimelo nei commenti e condividilo con tutti gli altri che vedranno questo video.